L'estate è finita e la Proloco, dopo aver stilato il bilancio dei suoi eventi, guarda già al futuro. Esatto, dopo le fatiche e le soddisfazioni di tutti gli eventi andati molto bene nella città di Fano, guardiamo avanti al prossimo evento che è il Natale più di Fano. E siamo qui per fare il nostro solito appello, che è quello di trovare l'albero per la piazza, per la bellissima piazza di Fano. E lo scorso anno la famiglia Ciucciarelli ce l'aveva donato, era un albero che creava problemi all'abitazione e quindi andava rimosso, perché noi come Proloco quello che non vogliamo tagliare un albero sano in un posto corretto, vogliamo aiutare una famiglia che magari a livello economico o anche a livello di sensazioni, di emozioni non vuole togliere l'albero. Mi ricordo la signora Ciucciarelli che ha detto che è una bellissima fine dell'albero, vederlo così luminoso, sono emozionata per donarlo alla città e noi la ringraziamo ancora. Presidente, come è possibile contattarvi? Allora, per contattare chiaramente chiamando la Proloco, e i contatti sono il nostro numero di cellulare, il 389-006-9855, oppure scrivendoci a info@prolocofano.it. In questo modo tutti coloro che hanno degli alberi che chiaramente devono buttare giù, non che devono essere buttati giù per far l'albero in piazza, e ci possono chiamare a questi contatti e segnalarci. Poi dopo noi faremo una sorta di verifica anche per vedere se sono alberi idonei per quello che può essere la piazza, anche perché ci vuole un albero abbastanza grande e abbastanza pieno, quindi comunque deve avere delle caratteristiche particolari. Quando inizierà il Natale più quest'anno? Allora, il Natale più incomincerà alla fine di novembre. E ricordo che il Natale più è un programma che è legato al Natale che non ti aspetti con l'UMPI provinciale e finirà chiaramente il giorno dell'Epifania. E da chi è organizzato? Da chi è organizzato si spera dalla Proloco, nel senso che noi chiaramente stiamo facendo questo appello e questa ricerca per trovare un albero per la città. Noi confidiamo di poterlo organizzare noi il Natale, anche perché in questo momento dal punto di vista burocratico stiamo ultimando, diciamo, questa prassi, e nel caso non dovessimo essere noi, comunque l'albero è a disposizione di tutti, quindi come sempre la Proloco è a disposizione per la città.